Buonasera a tutti, siamo qui in compagnia con Simona Cavalli. Ciao Ciao, Simona, ciao, ciao. buonasera. Perché tu ci presenterai il tuo nuovo libro, perché noi ci siamo già viste l'anno scorso L'anno scorso, circa, sì. esattamente, con Lo tsunami all'arcobaleno. Esatto, brava che ti ricordi. Ho visto, ho fatto i compiti. Brava. E invece stavolta ci vediamo per questo nuovo libro, di cui qua vediamo un'immagine, La ragazza dagli occhi del cielo. Allora, parlaci un pochino di questo libro, di cosa parla, cosa ti ha spinto a scriverlo. Dunque, come dissi l'altra volta, per me la scrittura è una sorta di catarsi, è un fattore psicologico, mi fa stare bene. Quando ci siamo visti l'altra volta, io questo già l'avevo finito e ero alla ricerca di case editrici. Questa volta mi è stato proposto questo nuovo modo di pubblicarlo con il crowdfunding. Il crowdfunding è un progetto dove sono i lettori che sostengono questo libro per poterlo poi portare alla pubblicazione e poi nelle librerie. È un progetto impegnativo, importante, ma io le sfide le sono abituata a portarla avanti e diciamo che sta andando abbastanza bene perché il progetto si basa su 100 giorni e in questi 100 giorni devo arrivare al goal di 200 copie preordinate. Alla fine di questo progetto il libro andrà in pubblicazioni, ci sarà tutto il discorso dell'editing, quello insomma importante, Certo. e poi si pubblicherà con scadenza aprile 2024. La storia è la storia di due donne, perché mi piace trattare argomenti femminili, e queste due donne si ritrovano dopo 40 anni diciamo, di separazione, ma perché la vita porta a percorsi diversi. Queste due donne, Isabella e Anna, sono due amiche, sono due donne che si conoscono in età adolescenziale, in una vita di quartiere che è lo stesso quartiere che fa da scena a questa storia. Quindi sono molti, molti flashback perché ritorna sempre a quando erano ragazzine e poi diciamo la storia scorre in età presente, nei giorni d'oggi. E niente, quindi si ritrova dopo 40 anni e con due vite completamente cambiate e lì c'è tutto un divenire. Non sveliamo troppo, No, non la cosa spoileriamo, si dice. importante è che questa amicizia che ritrovava dopo 40 anni non è mutata, quindi rimane sempre, anzi, si fortifica di più, quasi a assomigliare ad una sorellanza. E quindi niente, quindi diciamo che il finale è tutto così. È un Così. bel finale. Ce È un bel l'auguriamo, finale, secondo i punti di assolutamente. vista è un bel finale. Quindi Assolutamente. diciamo che non svegliamo niente, però diciamo che è una storia importante, una bella storia. Sì. Certo. Allora, tu hai parlato di questa forte amicizia. Da poco è stata in realtà la giornata dell'amicizia internazionale. Io quindi volevo chiederti, cosa ne pensi te di questo sentimento così forte, così importante? No, l'amicizia secondo me è un sentimento più forte dell'amore. Spiego, perché l'amore può anche svanire. L'amicizia, quando è forte, rimane. Secondo me questo è. E quindi è importante l'amicizia. Bisogna avere amici, perché noi impariamo anche tanto dalle persone che ci circondano. E quindi bisogna anche circondarsi di persone, di amici, quelli veri, perché non si capiscono quali sono le amicizie vere. Si capiscono quali sono le amicizie vere e quali sono le amicizie quelle opportuniste. C'è proprio, Assolutamente. perlomeno io riesco a capirlo, non so se. Vabbè, magari la tua è una dote, però insomma, sul lungo periodo penso che tutti Sì, riusciamo ad avere un poi occhio. dipende sempre un po' anche dall'età, no? Magari quando si Certo. è
giovani, adolescenti, uno cerca un po' di fare branco, allora voglio essere amica di tutti. Con il corso della vita, degli anni, Si seleziona. si seleziona e si capisce qual è il vero amico e quello Piccolo spoiler sul libro. Anna Isabella è un'amicizia vera, no. non è un'amicizia Certo. opportunista. No, 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 è Ok, un'amicizia vera, ok. Ok. un'amicizia vera. È già allora Sì. un'ottima base di Sì, partenza anche, una storia di è amicizia vera. Certo. una storia, ripeto, importante, importante, anche forte, però lì si capisce la vera amicizia, perché tante volte in alcune situazioni uno potrebbe anche scappare, no? E invece si sta lì e si sostiene. Ma Sì. questo uno penso, cioè io lo faccio anche nella vita reale, cioè perlomeno io parlo sempre per me, cioè Assolutamente. ecco, lo riporto sempre a me, però sì. Assolutamente. E la ragazza dagli occhi del cielo chi è? Una ragazza con gli occhi del cielo. Stavamo spoilerando qualcosa. No, Rimuovo la domanda. è una ragazza che diciamo che mi sono un po' ispirata io alla mia vita privata. Quindi Certo. diciamo che ho preso, poi quando si costruiscono i personaggi, uno prende sempre un po' di quello, il carattere di quell'altro, Certo. insomma, ecco, diciamo che nella vita reale c'è una Una ragazza. ragazza dagli occhi del cielo, però Perfetto. io mi sono ispirata a lei. Ok. Allora, dicevamo che noi ci siamo viste Sì, l'anno scorso con lo tsunami e l'arcobaleno. esatto. Allora, quali sono le differenze? Oltre ovviamente la trama, il racconto, palesemente, tra questi due libri, cioè Lo tsunami, l'arcobaleno e La ragazza dagli occhi del cielo. Allora, diciamo che il punto che le accomuna sono sempre le donne. Sempre, ognuna dei due romanzi, dei due romanzi, qui sono solo tre, perché sul primo c'era Matilde e qui c'è Isabella e Anna. Quindi comunque le donne, ripeto, sono Centrali. l'argomento, sì, sono centrali. Sono due storie differenti perché sul primo si parla di una famiglia un po' devastata da questo tsunami e in quest'altro ci sono sempre le famiglie dietro. Ognuna delle due ha una storia, diciamo, comunque ci sono sempre dei figli di mezzo, però è una storia diversa. Certo, Sì, assolutamente. sì, sì, sì. E te come sei cambiata tra un libro e l'altro? Diciamo che sono cresciuta professionalmente, se vogliamo parlare di professione, che non è Certo. una professione, ma per me è un hobby. Però Però professionalità c'è. sì, diciamo sì, diciamo che anche nella costruzione dei personaggi mi è stato più facile rispetto al primo, perché il Certo. primo era proprio, diciamo, ero proprio al digiuno di tutto. Sul Certo. secondo, diciamo, ho cercato di mettere in più. Il Certo. personaggio di crearlo diversamente, migliore secondo Certo. me. E quindi diciamo che mentre sul primo la storia mi apparteneva un pochino di più, su questo ho spaziato, nel senso che proprio non c'entra nulla anche su quello che fa Isabella, per esempio. E quindi ho inventato. Ci sta molta più fantasia. Sul Oh, secondo c'è molta più fantasia. Anche se i personaggi, ripeto, hanno un po' di lei, un po' dell'altra, un po', però diciamo che è più fantasioso rispetto al primo. bene. Allora, ricordiamo come preordinare questo libro, La ragazza dagli occhi del cielo. Allora, bisogna andare sul sito di Book a Book, che lo vediamo qui, e cercare il preordine. Perché ci sono sia il preordine che i pubblicati, devo andare sul preordine, cercare la ragazza dagli occhi del cielo, cliccare su preordina. E lì ognuno può vedere lo stato, diciamo, d'avanzamento della rotellina. Adesso siamo arrivati al 43%, quindi dobbiamo arrivare al 100% a 0 giorni.
Benissimo, che ricordiamo il termine30 di settembre, 30 di settembre si chiude la campagna di preordine, quindi io conto su di voi per poter portare la ragazza dagli occhi del cielo in libreria. Benissimo, allora Simona, ti ringrazio. Grazie a te. Speriamo di aver dato una bella Speriamo. scossa a questi pre-order. Sì. E in bocca al lupo Sì, grazie. e buona fortuna. Grazie. E a presto, è A al terzo presto. libro. Sì, diciamo che l'ho già iniziato, ma a marzo purtroppo ho interrotto per altri tipi di problemi, ma vorrei ricominciarlo. Anche lì c'è una storia di Donne. donna, Benissimo. ambientato inizio 1950. Interessante. Sì. Allora ci vediamo fra un annetto quando Beh, sarà non lo per... so, su questo non lo Quando so. vorrai, Sì, ovviamente. certo, Ci però rivedremo. anche quello sì, speriamo di portarlo avanti perché la storia ce l'ho tutta in testa, ma purtroppo il tempo è stato quello, è stato un po' così. Assolutamente. Allora, in Grazie, bocca al lupo per tutto. grazie, grazie.